Amigas y amigos, ¿qué tal? Estoy aquí con un amigo italiano, Luca. Hola, ¿qué tal? Oggi Luca ci racconta un po' come vivere qua alle Canarie. Perfetto. E ci dà qualche dritta, ¿de acuerdo? Vamos para allá. Vamos. Come ti chiami? Luca. Quanti anni hai? 44. Di dove sei? Varese. Dove vivi? A Las Palmas de Gran Canaria. Da quanto tempo? Ormai sono 11 anni. Che lavoro fai? Sono un consulente e ho un'agenzia immobiliare. Perché hai scelto di trasferirti qui? Come tutti gli italiani, all'inizio per il bel tempo e il sole. Da 1 a 10, quanto sei soddisfatto della tua scelta? 11. Come aiuti gli italiani che vogliono trasferirsi a Gran Canaria? Innanzitutto trovandogli la casa adatta per loro e aiutandoli per qualsiasi tipo di investimento vogliano fare qui sull'isola. Dacci 3 buoni motivi per trasferirsi qui oltre al clima. Beh, la benzina, il costo della vita in generale e la cerveza fria. Dacci 3 difetti del vivere qui. I ritmi lenti, a volte troppo, le persone non sono puntuali, fammi pensare il terzo, poco traffico, voglio la mia tangenziale. Sapevi parlare lo spagnolo prima di venire qui? Io non parlavo spagnolo. Qual è ora il tuo livello di spagnolo? Perfetto, praticamente sono bilingue. Ok, facciamo una prova. Traduci queste frasi. Spero di vederti presto. E spero averti pronto. Domani vengo a casa tua. Mañana voy a tu casa. Non c'è alcun problema. Non hai nessun problema. Promosso. Grazie. Quali problemi maggiori incontra, secondo te, un italiano che viene a vivere alle Canarie senza saper né parlare né scrivere lo spagnolo? Il problema principale è trovare un posto in affitto dove rimanere e poi comunicarsi e soprattutto all'inizio per fare i primi documenti. Secondo te qual è il vantaggio principale che ha un italiano che viene qui alle Canarie con un buon livello di spagnolo? Beh, sicuramente trova lavoro molto più facilmente. Secondo te c'è possibilità di fare carriera qui? Assolutamente sì. Il nostro livello di professionalità normalmente è molto più alto rispetto a quello degli autoctoni. Cosa consiglieresti a chi sta valutando di trasferirsi qui alle Canarie? Assolutamente di venire a fare un paio di vacanze, esplorare bene l'isola, respirarla e viverla. E quali errori non deve fare chi sta valutando di trasferirsi qui? Assolutamente prendere il primo volo e venire pensando che questo sia il paradiso in terra. Come tutti i posti ci sono i pro e i contro. Un saluto agli utenti di SpagnoloRapido.it. Chicos, espero verlos prontito. Adios. Bravo, capo, sei veramente portato. Dovresti farti un bel canale YouTube.